Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Platino Randomizer Nuzlocke! Nello scorso episodio abbiamo catturato ben 3 Pokémon, tra cui un Pokémon leggendario, un Pokémon che non si può evolvere e una ghianda. Inoltre abbiamo sconfitto Barry Nuotatore e la cosa ha senso visto che oggi stiamo già affrontando la palestra di Pratopoli che a quanto pare ha Pokémon d'acqua. Ok, strano. E, ultima cosa, off camera ho fatto quello che ho detto che avrei fatto, ossia ho allenato tutta la mia squadra fino al livello 33. Dopo questa battaglia vi mostrerò i cambiamenti, anche se in effetti non ci sono cambiamenti perché non hanno imparato altre mosse. Già, detto questo, Judgment dopo strizzata, che potrebbe farci in realtà decentemente male visto che si basa sui nostri PS, ma a quanto pare no. Judgment! Perfetto. E a quanto pare ho fatto immensamente bene ad allenare la squadra, visto che Surskit era di livello 32, quindi Omar ha Pokémon di livello 37, credo? Già. Allora, ecco il team, tutti al 33, usiamo un po' spaghetti, cercherò di cambiare ogni Pokémon, ogni battaglia, intendo, perché voglio appunto usare tutta la mia squadra, ma, sì, dovrei già curare Wombo Combo, ma... non mi va. Spero di aver fatto la scelta giusta. Nel frattempo, lottiamo. Sono abilissimo con l'acqua. Non credere di battermi. Guarda, il 90% non è neanche un Pokémon d'acqua. Quindi, manco a dire. Ha uno Staryu. Christine. Vabbè, Spaghetti. Sì, lo so, deve cambiare forma. Ma prima, Infuria Seme. Ok, altra cosa. Non credo che si evolveranno Wombo Combo e Zuppa in questo episodio, ma attenzione perché nei prossimi episodi sicuramente lo faranno, quindi just wait. Ok, allora, ho usato Spaghetti, ho usato Wombo Combo, usiamo adesso Zuppa e, giusto, prima di fare qualunque cosa, ho deciso di insegnare, finalmente aggiungerei, dov'è? Raggio Scossa a Zuppa, ok? È vero che abbiamo già Tuono Shock, Raggio Scossa però è più forte e aumentare l'attacco speciale non è niente male come cosa. Inoltre abbiamo già uno status su Zuppa, quindi la paralisi non serve così tanto. Abbiamo Vuoto Tetro. E vi ricordo, potrei fare la combo. Dovesse andarci KO un Pokémon, speriamo non succeda. Abbiamo un Articuno, già, che dovrebbe avere Sognamari come abilità. Quindi la combo è davvero buona. Dov'è che devo andare? Qui? Sì, devo andare qui. Ho già messo Zuppa, vero? Sì, perfetto. E allora lottiamo contro questo marinaio. Hey ho! Ah no, aspetta, quello non è quello. Ok, non importa. Ok, mi sono confuso con i nani e non so neanche io perché. Vabbè, Malcolm, che manda in campo Pupitar. Abbiamo volo e raggio scossa, non riuscirò mai a mandarlo giù in tempo. A meno che non riesco ad addormentarlo. Vuoto Tetro. Ok, Zuppa sembra essere così versatile. Quando si evolverà, giuro che se si evolve... Ah, giusto. Regola extra della randomizer. Se qualcuno si evolve in Machop, si libera. L'ho scelta come cosa, eh. Ok. Raggio... Oh, è vero. È in parte terra. Mi dimentico sempre questa piccolezza. Quindi, Zuppa, ti userò nella prossima battaglia. Mi dispiace davvero un sacco, ma... già. Ero sicuro che fosse solamente in parte roccia. Forse mi sbaglio, perché l'Arbitar è solo roccia... che succede? Datemi giusto un secondo. Ok, avevo sentito un rumore di là. Mi sono un attimo spaventato perché dovrei essere da solo a casa. Indovinate un po'? Già, era Diana, che ha fatto cadere qualcosa per terra. Ma non importa. Pistola... Oh, vabbè, è un Pupitar. Non può farmi troppo male in before brutto colpo. No, va bene. Pistola acqua, perfetto. Chiedo scusa, ma se sento rumori sospetti... mi insospettisco, quindi devo andare a controllare. Inoltre, sì, avevo paura per Diana, non per me. Vabbè, oh mio Dio, Miltank. Beh, abbiamo Ambrosia, quindi proviamo con Ambrosia. Sì, l'ho già detto, Zuppa verrà usato più tardi. E mi avete fatto notare nei commenti, perché non l'ho vista questa cosa, Ambrosia ha cambiato sesso. Prima era femmina, poi era diventata un Whipping Bell femmina, adesso è un... Oh mio Dio, adesso è un Typhlosion maschio. Va bene. No, non ci penso nemmeno a rimanere in campo contro un Miltank che ha Magnitudo, ok? Quindi sì, a quanto pare durante l'evoluzione i Pokémon sono... Ah, sono letteralmente randomizzati.
Oh mio Dio, non riuscirò mai a colpirlo questo coso. Come fare ad essere così veloce? Fallisce, mi schianto per terra. Bene. Uovo bomba. Ok, vediamo un po' quanto mi fa con palla clima. Ovviamente deve essere un Miltank trolloso. Mi vuoi costringere a mandare in campo un Pokémon? No. Io mi rifiuto categoricamente, ok? Usa pure palla clima, tanto ti posso colpire. Come fa un Miltank a essere più veloce di un PG8? Non lo so, ma uovo bomba colpisce. Quanto faccio? Abbastanza, direi. Luce lunare! Mi spiace, se devi davvero iperspammare cose per farmi abbassare la precisione, mi posso curare senza strumenti. Ed è per questo che adoro luce lunare. Anche se è meglio pigro, ed è meglio anche ripresa, ma non importa. Heal! Perfetto. E adesso ancora con uovo bomba. Potrei rischiare con calcio in volo, ma dato che potrei sbilanciarmi, preferisco evitare. Ah, contate questo. Mi sa che ho ancora la zoom lente su Dynablade. Quindi solamente in questo caso la zoom lente funziona. Perché mi avete detto che la zoom lente funziona in modo che... Ah, la precisione aumenta se chi attacca, attacca dopo il Pokémon avversario. Ergo, in questo caso la zoom lente parte. Anche se a quanto pare non sta partendo perché mi deve trollare tipo tanto. Beh, tanto andrò a curarmi dopo questa battaglia, quindi non è un problema. Oh mio Dio, ti prego, colpisci con uova bomba. Sì, lo so, dovrei cambiare Pokémon. Non mi va di cambiare Pokémon però, ok? Non mi va affatto. Ok, perfetto. Ciao ciao Miltank. I Miltank sempre iper trollosi però, mi raccomando. Mai una volta. Mai una volta. Va bene. Abbiamo sconfitto Malcolm. E adesso posso tornare indietro per caso? Oppure... No. Devo riabbassare tutto. Ok, quindi a questo punto mi conviene andare avanti. Ed è un gran peccato. Sì, potrei tornare indietro. Ok, mi sa che torno indietro, miei cari. Perché mi conviene fare così, vero? Posso farlo? Ok. E non preoccupatevi, non farò rivedere tutto quanto il puzzle perché eravamo già arrivati qui, giusto? Quindi direi che posso proseguire. Zuppa, sei ancora al primo posto, perfetto. Quindi lottiamo, mia cara ciambellina. Voglio diventare un allenatore forte come Omar. Chissà se lo diventerà. Boh, chi lo sa. So solo che se non hai... Aspetta, vediamo un po'. Dugtrio, ok. Questo potrebbe essere un problema. Dugtrio è molto veloce. Vuoto tetro. Privazione. Mi toglie lo strumento. Blocca. Ok, blocca ma non toglie. Oh, bene. Se usi... ok. Ti prego addormentalo. Perché se aumenta le sue statistiche... Ok, perfetto. Non posso usare raggio scossa. Quindi zuppa ancora non può essere usato. È bruttissima come cosa ma è così. Quindi per adesso cambiamo e mettiamo... Escargot per forza. Cioè non posso fare... Niente, io voglio usare un Pokémon, ma no! Devo avere Pokémon contro di me che non posso attaccare, o che se attacco faccio poco danno, quindi... Escargot, prego, pistola acqua, Dugtrio dorme, Dugtrio, e adesso pistola acqua! Quale testo ho colpito? Tutte e tre! E Dugtrio non dovrebbe reggere così bene, infatti. Ciao, ciao, mio caro Dugtrio. Perfetto, adesso... Posso mandare zuppa? No, non posso mandare zuppa. O meglio, potrei, ma non conviene. Ambrosia, vai tu. Mi sembra brutto, però. Voglio usare un Pokémon, ma non posso usarlo perché non fa danno. O meglio, fa danno, ma non ha mosse così buone. Dovrei forse togliere la mossa di recupero che ha? Mi sa che ci conviene. Lo farò nei prossimi episodi, dovessi imparare mosse decenti. Intanto Fortress con un brutto colpo va KO. E io mi godo la vita, forse. Vediamo un po'. Ok, e... Oh, non posso cambiare Pokémon con un Paragli. Uffa! Allora, il primo Pokémon della palestra era un Surskit. Il secondo era uno Staryu. Una volta che voglio un Pokémon d'acqua non evoluto al massimo... Oh! Devo stare attento. Non congela... Non congelarmi, disse lui. Oh, oh, grazie! Cioè, ma le trollate supreme, intanto super efficace, lo mando KO. Dai, seriamente, seriamente, seriamente. Sappiate che in ogni caso, prima del capo palestra, vado subito a curarmi, ignorando tutto e tutti, ok? Allora, zuppa, escargot, sai che ti dico? No, devo usare zuppa, usiamo zuppa. Ho pescato più Pokémon pesci di chiunque altro, tocca a me! Adesso vedremo se li hai pescati, in before Kyogre. Potrebbe essere, eh? Potrebbe essere, no Piloswine, che forse è peggio di Kyogre.
in questo caso. Rischiare l'addormentamento? Cioè, rischiare la morte di... Sì, dai. Vuoto tetro. Ok, ho fatto bene. Fiuff. Fiuff. Ok. Dormi. Però, ripeto, Pokémon che resistono al tipo elettro e reggono abbastanza bene gli attacchi fisici. È sempre così, a quanto sembra. Va bene, ci rinuncio, ok? Se devo usare zuppa, userò zuppa. Se non devo usare zuppa, non userò zuppa. Non svegliarti, ok? Quindi pazienza e andiamo avanti e basta. Pistola acqua. Oh, oh, mi stava rubando una mossa di stato che non ho su Escargot. Quindi, ciao Piloswine. Forse, appunto. Ancora allora, pistola acqua. Oh no, si è appena dimenticato qualcosa, ma... Lo mando giù lo stesso, vero? Dovrei mandarlo giù lo stesso, anche con difesa per due. Difesa speciale per due, gnè? Forse? Perfetto. Ciao, ciao, Piloswine. Ok? Ora, ti prego. Ok, finalmente un Pokémon debole a mosse elettro. Ah, posso usare zuppa. Finalmente. Finalmente. Allora, ecco qua. Squirrel di Robin. Robin. Allora, sì, sei felice, tracci pressione, quindi tu eserciti pressione, va bene. Raggio scossa! Laser! Prima la carica. Laser! Ok, aumenta l'attacco speciale, per favore. Dai. Yes! Perfetto. Non che ci serva così tanto. Siamo fortunatamente doppiamente resistenti a Megacorno, quindi non è un problema. Ok, raggio scossa! E adesso vediamo se zuppa si può usare anche per l'altro Pokémon, perché sì, attacco speciale per due, mi sa che il danno adesso lo faccio in ogni caso, quindi... Ok, ultimo Pokémon, Fione. Oh, perfetto in realtà, se non lo manco con raggio scossa. Fione! Ok. Ok, perfetto, bravissima zuppa, è un maschio, bravissimo zuppa. Colpisci? Per favore? Non è così... Oh. Vediamo un po' che succede. Poi vediamo il resto. Non confondermi per vola via. Basta un volo, giusto? Per mandarlo KO. Mi ha voleva copiarmi raggio. Come ti permetti? Come ti permetti? Vabbè. Ciao Fione. E alla fine sì, ho rischiato un po', ma... Ehi, adesso zuppa finalmente è al 34. Quindi qualcosa riuscirà a farla. Forse. Ok, Robin. Essere il numero uno al mondo non significa nulla. In questo caso no. Allora, premo il pulsante. Credo ci sia un'altra battaglia. Non mi ricordo questa. Non mi ricordo come funziona. Allora, vediamo un po'. Devo spingere il giallo, giusto? Sì, questo giallo qua però. Ho detto bene? Perché se faccio poi così, scendo di sotto, vado qua, dove prima non potevo andare, e poi devo affrontare l'ultimo allenatore. Perfetto, quindi... Ambrosia, perché no? Dai, proviamo. E quindi andiamo. Burp. Sì, lo so, ho appena mangiato, chiedo scusa. Ma sapete com'è? Devo mangiare per sopravvivere? Lottiamo allora, dai. Tu sei Chloe, che manda... Che manda in campo Mew. Bene. Ambrosia. Allora, Mew già di norma può imparare tutte le mosse dei Pokémon. Quindi vediamo un po'. Calciardente. Magari faccio un brutto colpo? Magari no. Magari usa Fendi Spazio. Ok, allora, vediamo quanto mi fa di danno. Non è stab. Ok, non mi fa quasi niente. Calciardente. Dovrei dare la carbonella. Sì. Oh, nice. Calciardente. Ok. Fiuff. E comunque sì, darò la carbonella ad Ambrosia a breve, perché è troppo buono calciardente. Mi sembra brutto non avere una cosa che non... Oh, Exeggutor. Beh, aspetta, Exeggutor è più veloce o più... non mi va di fare questa cosa, ma in realtà conviene. Spero tanto di non aver sbagliato. Sì, darò la carbonella ad Ambrosia. Ma non oggi, non oggi. La lume in polvere può salvarmi la vita, quindi vai. Judgment per 4, ok. Stavo scommettendo sul fatto... Ah, Exeggutor è lento, quindi lo posso colpire prima del suo attacco. Ed è per 4, quindi... Quindi Wombo Combo lo manda KO in un solo colpo. Perfetto. Mi stavo per spaventare, seriamente. Comunque, prossima scelta sarà Grovyle contro Grovyle. Direi che posso mandare in campo qualcuno che non è Grovyle. Avrei giudizio un'altra volta.
Mandiamo Spaghetti, che è ancora a vita piena, può usare metal testata della serie Perché non usare Spaghetti? Ok, Spaghetti. Chloe Riccona. Perché... Ah, no, com'era? Il nome è diverso, perché uno è... ragazzo ricco sarebbe Riccone, e l'altro è... Vabbè, non importa. Ho mandato Capogrovile, mi va più che bene. Posso adesso andare a curarmi? Sì, però devo prima risolvere il puzzle, perché devo arrivare da Omar per curare i miei Pokémon. Sì, è una cosa un po' strana, ma è così. Quindi, eccoci qua. Oh, 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 Omar il distruttore. E invece vado a curarmi. Perfetto. E quindi... Con... no, Ambrosia di che livello è? Ok, sì. E quindi con Ambrosia lottiamo contro Omar, Omar, Omar il distruttore. Vai! No! Ok, Bob. Vediamo un po'. Comincia con Roselia. Wow, che fortuna che ho cominciato con Ambrosia allora. Vai così. Ovviamente Pokémon d'acqua, vero Omar? Calciardente. Non ho ancora dato Carbonella, tanto per dire, ho ancora Lumimpolvere. E mando Roselia KO. Perfetto, dai. Ora ho il vantaggio perché so che Pokémon manda in campo, quindi livello 34 per Ambrosia. Allora, prossimo Pokémon Trapinch. È terra, quindi potrei mandare... Va bene, sì, dai. Meglio rischiarla un po', tanto non ha Trappo Arena, vero? Spaghetti! Abbiamo Infuria Seme. Ok, Trapinch di Bob. Allora, vai con Infuria Seme, esplodi, perfetto, è solamente un Trapinch, quindi dovrebbe andare KO. In realtà Trapinch ha un attacco niente male, anche non evoluto, ma è lento, è molto lento. Ultimo Pokémon, Wobbuffet, contro Wobbuffet, che non ha contatore, non dovrebbe avere contatore, Wombo Combo è la scelta migliore. Ho fatto rima? Mi sembra di sì. E allora andiamo con Giudizio lì. Maschio o femmina? Ed è maschio, perché non ha il rossetto. Sì, lo so, è strano, ma non ha il rossetto. Judgment! Bene. Allora, dopo questa battaglia, se riesco a mandare abbastanza in fretta a KO questo Wobbuffet... Oh no, mi scusi, signore. Devo controllare un po' a quanti minuti siamo. E poi vedremo cosa fare, ok? Intanto, Tritartigli. Può calarmi la difesa, ma Wobbuffet non è un... attaccante fisico, quindi con giudizio, un altro paio di giudizi, dovrei stare a posto. Quindi per adesso sei parzialmente colpevole, mio caro Wobbuffet. Se ti curi lo sei completamente però, quindi vediamo un po'. Ok, Baccacedro. Vediamo un po', avevo ragione, sì, Baccacedro. Potrei mandarlo KO con questo giudizio? Tritartigli. È di livello 37 però, quindi ho detto il giusto. Judgment! Dai, mandalo KO. Manda KO questo Wobbuffet. E voi mi raccomando, sbattete le palpebre manualmente un'altra volta, ok? Sì. Lo sapevo, ed è per questo che non ho fatto nient'altro. Allora, Wobbuffet è tosto. Iperpozione poi mi dà problemi e basta. Dovrei cambiare Pokémon. Mi conviene cambiare Pokémon, tanto per sicurezza. Abbiamo, ah, è vero, abbiamo altre mosse coleottero. Su coso? Per cosa intendo Escargot? Quindi vai Escargot. Inoltre io ho possibilità di brutto colpo aumentata. Conviene tecnicamente per me? Tritartigli, vai, vai. Tritartigli! Non calarmi la velocità, okay, la difesa. Tritartigli, ok. Quanto mi fa? Ok. Comando urto! Il potere delle api. E... è un brutto colpo questo? No, non lo è. Quindi adesso dovrei mandarlo KO. Oh, ha anche lacerazione? Fortuna che non l'ho usata su Wombo Combo, perché poteva farmi molto male. Fortunatamente non l'ha fatto, ripeto. Quindi Wobbuffet va KO. Escargot e forse Wombo Combo salgono di livello, vediamo. No, e assolutamente no. Bob sconfitto. Uah, ormai è finita. Che peccato, avrei lottato molto di più. Ora non so che cosa fare con Bob. Potrei fare Sideshow Bob. Vabbè, non lo so, mi inventerò qualcosa, ok? Quindi, tanto per fare quel riferimento, immaginate che sto sbattendo contro un rastrello per terra e quindi... Ok, bene, quindi adesso so... Ah, protezione! Protezione! Raddoppia il danno subito dagli obiettivi e qui è rimasta a metà... Ah, oh, che bello, vero? Comunque, sì. Bene, quindi ho fatto anche un riferimento ai Simpson. Ah... Volevo evitare, ma ehi, ormai siamo qui, quindi... Allora, abbiamo conquistato la medaglia e...
Ehi là, sì, l'ho presa, sì, sì. Cos'è tutto questo baccano? Ah, siete voi due! E ovviamente... Oh, maestro! Sì, 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 conosco tuo padre. Ah, chissà chi è il padre di... Sapete che noi non vedremo il padre di Barry? Più che altro perché... è post-game e noi non faremo il post-game, quindi... Una bomba? Cosa? Nessuno può toccare Pratopoli. Chi ci prova se la vedrà con me. Ok, sì. La cosa bella è che quando Omar corre di spalle sembra che stia facendo un moonwalk. Ah, ciao Barry. Ok, vediamo a quanti minuti siamo. Ok, allora, sfortunatamente siamo arrivati un po' tardi. Le palestre cominciano a prendere un bel po' di tempo. Ergo, credo di fare giusto due allenatori di un prossimo percorso. Del percorso che faremo aggiungerei dopo gli eventi del Riva Valore. Ma, sì, quindi almeno due allenatori li voglio affrontare. Ah, devo catturare Pokémon qua. Non voglio catturare Pokémon qua. Vabbè, intanto prendo queste bellissime bacche. Perfetto. E adesso quindi lottiamo. Ho curato i miei Pokémon. Sì, Wombo Combo vai, perché voglio mandarti in campo. E quindi lottiamo. Giusto un paio di lotte. Niente di troppo. E tanto perché così almeno evito due allenatori quando faremo l'iper episodio delle cose extra che faremo, aggiungerei, tra due episodi. Quindi sì. Sì. Perché almeno episodi di allenamento barra cose extra li devo fare. Anziché, in realtà, intanto ve le impuntura, questo percorso è stato fatto per allenarvi prima della palestra. Ok? È stato fatto apposta, non avvelenarmi. Ok? Quindi devo stare attento, fine. Posso cambiare Pokémon? Sì, avvelen coda. Abbiamo mosse super efficaci? No. No? Non abbiamo mosse contro... Oh mio Dio, devo prendere più che altro una mossa di tipo... Beh, super efficace sullo spettro. Quindi per adesso andiamo con Escargot, solamente perché abbiamo lo stab e il tempo che ci aiutano. Quindi Escargot! Oh! Tra tutto quello che potevi usare, usi proprio Sbadiglio. Beh, indovinate un po' cosa faccio io. Io resto in campo, uso pistolacqua, lo colpisco e mi sveglio il turno dopo con una bellissima sveglia. Ok, oh no, mi fa solletico. Cosa mi cala? Attacco e difesa? Ora mi addormento. Sbadiglio forse è anche peggio com'è che si chiama? Sbadiglio forse è anche peggio di vuoto tetro e simili, perché dovete poi pensare, ah, quello poi cosa fa al turno dopo? Mi conviene... vabbè, non importa. Non usare sbadiglio. Ok, solletico. Perfetto. Possiamo almeno sconfiggere questo allenatore? Volevo affrontarne due. Mi sa che ne affronterò solamente uno. Però... No, niente borsa. Pistolacqua. Siamo più veloci, quindi anche con sbadiglio ce la faccio lo stesso a mandarti KO, mio caro. Vero? Veleno coda. Non è molto efficace. E non mi avvelena. Wow, che succede? Aggiungerei però con quale coda mi sta attaccando. Perché non ha code Dusclops, vero? Vabbè, l'ho sconfitto, quello è l'importante. E quindi, level up? Sì, 34. Si evolve al 36, vero? Spero tanto di sì, perché non so a che livello si evolve coso. No. Huh. Sono mezzo costretto a restare in campo con Escargot e usare... Oh, quanto è bello Manectric. Usare Magnitudo? Sostituto? Ok, usalo quante volte vuoi. Mi sa che qualunque Magnitudo ti manda giù il sostituto. E ho fatto rima, a quanto pare. Quindi a me in realtà la cosa va più che bene. Ok, è super efficace, continua a piovere, ok. Il fatto però di avere attacco in meno forse mi darà un demerito. Vediamo se riesco a colpirlo adesso. 9! E magari non lo mando giù, ma... E invece sì? Guarda, io non mi lamento affatto. Livello 34 per Escargot. Mi sa che però adesso davvero finisce l'episodio. Quindi, ok, abbiamo sconfitto Max. E... Ok, stavo in realtà sperando che il livello di evoluzione di Primplup fosse 34, ma dovrebbe essere 36. Ok, ora, ultima cosa. Cosa c'è qua sopra? Niente? Ah, c'è uno strumento. Oh no, c'è un altro tizio.
Ok, allora affrontiamo l'altro tizio. Aspetta, lo posso evitare? Sì, lo posso evitare, ok. Un altro. Beh, non mi lamento, è buono come strumento. Ultima cosa e poi però basta. Devo prendere quel coso là per terra. Eccoli qua. Che è un flauto giallo che noi abbiamo già. E quindi, nella prossima parte di Pokémon Platino Randomizer Nuzlocke, andremo a vedere... tu chi sei? La Gran Palude? Sì, ma devo ancora andare in Villa Pokémon, ok. Andremo verso la Grande Palude per appunto fare gli eventi del Lago Valore. Quindi, see you next time, baby!